Buonasera a tutti, amanti del calcio 8. Sta per iniziare il match tra il Fluminense e il Gremio, quindi un derby sudamericano. Arriva ora il fischio da parte dell'arbitro, quindi inizia il match con il primo possesso per la Fluminense in maglia rosso-verde, mentre il Gremio risponde con la classica maglia blu e nera. Ancora Fluminense che deve giocare il pallone sul pressing del Gremio, che è efficace. Viene quindi riconquistato il pallone dal Gremio, subito l'azione con tocco dentro per Cotoloni, che poi prova la conclusione e finisce larga alla destra dell'estremo difensore. Fallo quindi fischiato in favore del Gremio. C'è il cross dentro, arriva Marco Silvestro a staccare, sarà angolo. Buon tentativo questo. Al centro subito il pressing, se la cava bene però Sciarpelletti. E quindi ancora il pallone appoggiato a Rozzi, che qui viene chiuso, mantiene però il possesso del pallone. Il contrasto di Cotoloni non ha sentito nessun effetto e quindi ancora la Fluminense che riparte col tocco dentro per Silvestro, che trova quindi il primo gol del Gremio, punteggio di 1-0. Bella azione di squadra, bella l'assistenza di Dominici e Silvestro si fa trovare pronto in area di rigore. 1-0 Gremio. Il tocco è sbagliato ed è ancora l'ennesimo corner per la Fluminense, battuto subito. Prova il cross dentro Sciarpelletti, anzi Rozzi, scusate. Poi c'è Silvestro che qui se ne va bene al proprio avversario, arriva a tu per tu col portiere, la mette in porta ed è la doppietta personale di Silvestro Marco, che trova quindi il gol del 2-0 per il Gremio. Gremio sanguigno, ha colpito ogni volta che poteva, quindi punteggio di 2-0. Si riprenderà dal calcio di punizione per la Fluminense, arriva Bella Cosa che conclude e trova un gol stratosferico, un tiro imprendibile per qualsiasi portiere, quindi punteggio di 2-1, grandissimo il gol di Bella Cosa. Calcio di punizione Gremio, sul pallone va Silvestro Marco, fratello oggi Giorgio in porta. Parte Marco, la conclusione, l'ottimo tiro di Marco Silvestro. Grandissima anche la parata di Cotticelli, sarà quindi calcio d'angolo Gremio. Secondo tempo, con il possesso per il Gremio, è uscito dalla porta Silvestro Giorgio, fratello di Marco, è entrato invece Ferrillo a fare l'estremo difensore. Quindi iniziato il secondo tempo, punteggio di 2-1 per il Gremio. Il pallone interessante, ottima la palla dentro e c'è subito il gol lampo da parte sempre di Marco Silvestro, che trova quindi la sua tripletta personale, punteggio di 3-1 per il Gremio. Riprende il match con il possesso per il Gremio con Salvatori che lancia bene per il compagno, che poi arriva quindi alla conclusione e c'è l'altra parata di Cotticelli che dice di no al numero 18 Dominici. Ripartenza ora Gremio con Foderà che gira per Silvestro e poi buca bene per Dominici. Due tutta la partita che dialogano, c'è quindi il gioco aperto e c'è il gol da parte di Giorgio Silvestro oggi. Ah no, non è gol, ah scusate, mi correggo, non è gol, avevo visto il gol, invece la palla colpisce il palo e esce fuori, quindi è il tiro appunto da parte di Silvestro. Oggi stanno facendo il bello e il cattivo tempo in campo. Dentro con Sciarpelletti che mantiene il possesso del pallone, però pressato, ottimo il lavoro da parte di Roberti che mette in movimento Dominici che supera in velocità Ceresi, poi rientra, sceglie il cross dentro e c'è il gol di Silvestro, questo sì. Quindi è il primo gol di Silvestro, il quarto gol di famiglia, se così si può dire. Quattro gol del Gremio, 4-1 il punteggio, gol di Giorgio Silvestro. Calcio di punizione Gremio, sul pallone va Dominici, che oggi si è messo la maglietta da assist man, per lui due assist. E quindi Dominici sul pallone. Arriva il fischio, parte Dominici e c'è l'ottima parata da parte di Cotticelli. Subito pressato, se la cava bene qui, il pallone è girato per Pasquazzi ed è quindi Sciarpelletti che si riappoggia a Ceresi. Ancora il pallone dentro per Bella Cosa, che ha già dimostrato ottime doti balistiche.
Pallone quindi ancora allargato verso Rossi, che poi sul lungo linea serve il compagno che entra dentro, poi serve Pasquazzi e c'è sulla linea la deviazione da parte di Ferrillo, che quindi evita il gol. Sveglio e attento qui Ferrillo. Ceresi quindi gioca il pallone appoggiato per Rossi, che subito prova l'invito verso Bellacosa, che mantiene il pallone, tira anche, arriva alla conclusione con l'annesso fischio da parte dell'arbitro. Il tiro comunque era interessante ed è Bonomo a tenere palla, poi conclude, ottima la parata di dell'estremo difensore del Gremio, e poi c'è il gol di testa di Bellacosa, e quindi anche lui trova la sua doppietta personale, punteggio di 4-2. Calcio di punizione Gremio, battuto corto e dietro soprattutto, quindi il Gremio poi va al lancio lungo sul pallone, arriva Ceresi che tocca bene per il compagno, la palla sembrava essere buona per Bonomo, che qui forse o si addormenta, ed è ancora Gremio sul pallone con Giorgio che converge al centro, poi conclude, stampa in pieno la conclusione su Ceresi, poi ancora il tiro da parte della squadra del Gremio, da parte di Bettimelli, interessante conclusione che esce di poco, palla Fluminense, il tocco dentro ed è Facioni a non trovare l'impatto giusto con il pallone, occasione sicuramente importante. Palla Gremio sempre con Domenici e c'è l'ennesima grandissima parata da parte di Cotticelli, che vola a negare il quinto gol del Gremio. Palla Fluminense con il tocco verso Pasquazzi, che deve arretrare per ricevere il pallone, prova quindi l'imbucata, c'è Domenici che ancora una volta parte come un treno, non lo ferma nessuno, arriva al limite dell'area di rigore, crossa dentro. E arriva qui il triplice fischio da parte dell'arbitro, bella partita, punteggio di 4-2 per il Gremio, partita viva e vivace fino all'ultimo secondo. Quindi un saluto a tutti da Live Sport Academy.